Senatrice Pezzopane, il TSA diventa un cosiddetto trick, un risultato auspicato ma non così scontato, avete detto in conferenza stampa. Ci vuole spiegare, alla luce della nuova programmazione triennale, come funzionerà il meccanismo del finanziamento dei fondi? Non esiste più, così come esisteva fino a qualche settimana fa, il teatro stabile. E non esistono più in Italia, c'è una riorganizzazione complessiva e per raggiungere lo standard di cosiddetto TRIC, teatro di interesse culturale, di rilevante interesse culturale, bisognava avere degli standard che il teatro stabile non aveva. Quindi è partita un'operazione unità d'intenti, mettere insieme due risorse grandi della cultura abruzzese e aquilana, teatro stabile e teatro di innovazione, e provare nell'unione delle due energie, delle due forze, a promuovere un progetto del tutto diverso dai progetti precedenti. E non è stato semplice, c'è stato un grande lavoro di squadra, di confronti, di incontri, di approfondimenti di aspetti giuridici, di approfondimenti di aspetti culturali. Il direttore D'Alatri è stato davvero l'elemento di grande unità e di grande promozione culturale, ma tutti hanno cooperato, i presidenti, la regione, il comune, e siamo riusciti anche attraverso contatti ravvicinati col Ministero, nei quali ho fatto in qualche modo da mediatrice, a costruire il progetto giusto. Quindi la selezione dei progetti, alcuni sono stati scartati, invece ha permesso all'Abruzzo e all'Aquila di avere il nuovo teatro pubblico, che è appunto il teatro di rilevante interesse culturale. È una buona occasione perché nel decreto si fa chiaramente riferimento ai finanziamenti come finanziamenti premianti, per cui l'unità delle forze dovrebbe permetterci di avere non solo le risorse che prima avevano il teatro stabile e il teatro dell'uovo, ma probabilmente un valore aggiunto che costituisce anche somme aggiuntive derivanti proprio da questo programma molto innovatore. Su questo continuerò a lavorare ovviamente nelle prossime settimane, perché ci vorrà un ulteriore strumento programmatorio che farà la Commissione nazionale del Ministero per assegnare le risorse. Può darci già qualche cifra anche approssimativa? No, mi terrei diciamo sull'obiettivo che è quello di andare oltre le somme già destinate alle due strutture. Grazie. Assessore, si è detto in conferenza stampa, basta frammentazione, basta egoismi, basta particolarismi, ormai la politica impone delle razionalizzazioni e la nascita del TRIC va in questa direzione, no? Sì, nella doppia direzione, di tenere conto che le risorse pubbliche sono ormai enormemente diminuite e quindi non è più possibile pensare di finanziare, distribuirle così a pioggia come è avvenuto in passato, ma poi perché bisogna pensare in alla grande. Noi qui dobbiamo avere una concentrazione che rappresenti anche un salto di qualità, cioè ricongiungere il nuovo teatro che oggi qui parte con la grande tradizione che ha avuto il teatro stabile, il teatro stabile dell'Aquila, insomma, alle sue origini e nel periodo più felice negli anni 70. E, d'altra parte, è l'ispirazione anche delle nuove norme ministeriali, quelle di concentrare e selezionare. Siamo riusciti a fare sto miracolo, cioè siamo entrati nel gruppo di testa, diciamo, dei teatri italiani. Non tutte le regioni hanno ottenuto questo risultato. Per la nostra regione è un fatto di grande prestigio, ma è un fatto che ha anche delle ricadute, perché ho cercato di dirlo prima, io sono totalmente in disaccordo con un famoso uomo politico che disse qualche tempo fa che con la cultura non si mangia. Io penso che invece la cultura sia una, e l'alta cultura in particolare, sia una delle
funzioni che rende un territorio attrattivo, non solo per venire a seguire spettacoli, ma anche per vivere in quel territorio, per venirci a studiare, per venirci ad investire. La qualità di un territorio è data da tante cose, dalla sua natura, dalla sua storia, dalle sue bellezze monumentali, è data sicuramente anche dalla qualità delle sue attività culturali. Ecco, lei ha detto prima o poi bisognerà fare la stessa cosa anche con altre istituzioni culturali, a cominciare da quelle musicali, concertistiche. Io l'ho detto più volte, anche a loro l'ho incontrato, l'ho spiegato, sono contento ad esempio che l'istituzione sinfonica abruzzese insieme al Marucino stiano già da tempo, insomma, stiano rafforzando questa loro collaborazione. La strada è quella. Pensare che ognuno rimanga a fare il suo pezzetto e pensare che lo potrà fare, perché tanto alla fine la regione oppure non so, i comuni o le province potranno continuare a dare, è una illusione totale, le risorse sono totalmente finite e quindi la strada dell'aggregazione è l'unica strada possibile. Alza la qualità, ottimizza i costi e rende le risorse pubbliche più facilmente accessibili.